mondo. Ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Con te, i supermercati della Calabria. Gusto, benessere, bentrovati da Anna Loi. Anche in questa puntata continueremo a celebrare le bandiere blu 2021, questa volta però scopriremo quelle della costa tirrenica e proprio così partiremo dalla Riviera dei Cedri fino ad arrivare alla Costa degli Dei. Sapremo quali sono le mete balneari elette dalla FE quest'anno e ad orientarci sarà la nostra copywriter di fiducia Cristina Alberto. È l'estate, la stagione più illuminata dell'anno, il sole bacia tutti, ma la nostra pelle è sempre pronta ad accogliere di buon grado il sorleone? Ne parleremo con la naturopata Patrizia Pellegrini. Ed eccoci allora pronti, prontissimi ad accogliere la nostra copywriter. È vero, Cristina Alberto? Da Londra ci sì. Sei? Eccola, eccola lì. Ciao tesoro, volto affidabile. E com'è che va in giro? Dai, ribadiamolo, cosa serve per vivere le esperienze e le mete turistiche? In realtà, poca roba, vero? Da portarsi dietro. Poca roba, per quanto mi riguarda, macchina fotografica e zaino e si via. Va. E i piedi per camminare tutto il giorno. Sì, per camminare, così poi possiamo degustare una delle ottime specialità che possiamo trovare nei pressi delle bandiere blu, perché abbiamo detto di questo parleremo ancora oggi. Quindi ci siamo dedicati a capire e comunque ad aggiornarci sulle bandiere blu della costa ionica calabrese. Oggi ci dedichiamo a quelle della costa tirrenica, quindi il nostro mare promette molto bene. Ricapitolando, per chi si fosse sintonizzato soltanto in questa puntata, no, di IGB, identità, gusto, benessere, quali sono i requisiti di base quindi che deve avere una località balneare per aggiudicarsi la bandiera blu? Allora, ci sono quattro requisiti, sono l'educazione ambientale e l'informazione, la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi e la sicurezza presente in spiaggia. Questi quattro requisiti fanno sì che una spiaggia sia, diciamo, adatta ad avere il riconoscimento di bandiera blu, che quindi poi è una garanzia. Beh, ci piace, per chi, devo per dire, chi visita la spiaggia. Quattro punti importanti e fondamentali che, esatto, dovremmo sicuramente tenere in considerazione, soprattutto se abbiamo bambini e anziani, ecco, ma non solo. Beh, ma non solo. Poi in Calabria ne abbiamo 15, quindi non male. Quindi dicevamo, si posiziona abbastanza bene con altre regioni d'Italia, considerando la fascia costiera effettivamente che abbiamo, diciamo, sempre quasi 800 km di costa. Il nostro mare è tutto meraviglioso, però se ha la bandiera blu è meglio. E allora andiamo, dai, da dove vogliamo partire? Allora, partiamo, diciamo, dal nord della costa tirrenica, andiamo in giù. Quindi partiamo dalla provincia di Cosenza, dove partendo da nord abbiamo Tortora, che ha la località di mare, quindi Tortora Marina, e in particolare Pineta, cioè la località Pineta e il fiume Noce hanno la bandiera blu. Wow! Esatto. Poi andiamo giù verso Praia Mare, dove c'è il camping internazionale e Punta Fiuzzi,
hanno la bandiera blu e ricordiamo anche che Praia Mare è famosa, diciamo, per l'isola di Dino. Assolutamente, beh, stiamo parlando di Punta Fiumi. Cristina, stiamo parlando di un pezzo di spiaggia della nostra Calabria che è davvero celebre, celebrissima, è stata meta di un turismo negli anni assolutamente super richiesta, di un turismo davvero d'altissima densità e lo è tuttora, tant'è che noi calabresi possiamo godercela poco, diciamolo, perché è praticamente invasa. Ecco uno di questi motivi. Sì, praticamente quel tratto di... Esatto, quel tratto lì è veramente... Per noi calabresi è quasi invivibile perché... È... Però... Cioè, nel senso, merita, positivo, merita. Pieno di turisti, va bene, godetevela voi, che noi poi ci pensiamo negli altri momenti dell'anno, fuori stagione, esatto. Quindi dicevamo, quindi Isola di Dino, come non menzionare sì. questo stupendo paesaggio marino, e poi ancora... E poi si scende verso San Nicola Arcella, che è famosa per la spiaggia dell'Arcomagno, che è questa spiaggetta piccolina, ma molto scenografica, è bellissima, è una delle mie preferite. Cioè, acqua da Caraibi, cioè, che ve lo dica sì, fare, provare per credere. Paesaggio tutto intorno veramente bellissimo. Il tramonto, e poi il tramonto all'Arcomagno, ragazzi, vi prego, con un bel cocktail. Esatto. Con un bel cocktail, con uno dei distillati di caffo, oppure magari miscelato e shakerato a un succo di cedro. E a proposito di cedro, la bandiera blu chi ce l'ha anche? E Santa Maria del Cedro, che è subito dopo l'Arcomagno. Quindi la Riviera dei Cedri è praticamente baciata dalla bandiera blu, ci fa molto piacere. Sì, 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 una dietro l'altra proprio, poi questi comuni sono anche abbastanza, diciamo, vicini tra loro. Sì. Godeteveli, quindi allora godeteveli voi. Assolutamente sì, godeteveli voi che ci state guardando e poi fateci sapere, insomma, dateci voi dei consigli a noi calabresi su quali mete magari poter godere quando ci libererete naturalmente lo spazio giusto per poterlo usufruire. Detto questo, con simpatia, è chiaro, siamo felicissimi che sia così, lo ribadiamo. Andiamo verso la discesa del litorale tirrenico. Sì. E ci spostiamo a Diamante e la bandiera blu ce l'ha la località Cirella, dove anche qui c'è una piccola isola, c'è l'isola di Cirella appunto, e tutta la zona della scogliera, che si chiama anche quella scogliera di Cirella, e tutta bandiera blu. Tutta bandiera blu, sì, è proprio così. Allora, standing ovation anche agli amministratori che hanno reso possibile ancora questa conferma, tante si sono confermate, qualcun altra magari va e viene, però l'importante è cercare di mantenerla davvero e di raggiungere sempre gli standard di qualità. Quindi andiamo adesso verso un'altra provincia. No, aspetta, Cosenza c'è ancora Porto Cetraro? Ah, vero. Il Porto di Cetraro. Perché praticamente quella è una bandiera blu un po' differente, come dicevamo anche nell'altra puntata, e si chiama bandiera blu approdi turistici, è il riconoscimento dato alle spiagge nei pressi di un porto, quindi è garanzia che anche se in quella zona c'è il porto, comunque la spiaggia è tenuta bene, le acque sono pulite, balneabili. Beh, requisito difficilissimo da ottenere. Eh sì, è vero, è difficile comunque mantenere tutto in ordine, pulito, dove c'è un porto vicino, sì, e questa è la garanzia. Ottimo. Quindi Porto di Cetraro. Complimenti ai nostri amici di Cetraro, e quindi anche quella è una meta. Poi lì c'è un pescato straordinario, tutto un paesaggio enogastronomico da davvero da assaporare. E se lo facciamo attraverso la bandiera blu è anche meglio. Dimmi tu quando ci possiamo spostare, mi pare che con Cosenza abbiamo finito, stand in ovation alla provincia. Sì, Cosenza abbiamo finito, possiamo spostarci nella provincia di Vibo Valentia, dove c'è inevitabilmente Tropea. E vai, tanto per cambiare. Pensa che Tropea è così conosciuta che una persona una volta mi ha chiesto se fa provincia. Beh certo, ma chissà, prima o poi, è capitale della Calabria da sempre praticamente, capitale, forse anche del Mediterraneo. Esatto, sì, tu vai in Calabria e conosci solo Tropea. Assolutamente, guarda, se parli con il nostro amico archeologo e storico Dario Godano ti dice che è la capitale d'Italia, quindi va bene, ci piace così. Allora, viva anche Tropea che si riconferma naturalmente e quindi... Esatto. Insomma, spiaggia di Marina del Convento, quindi dove c'è tutta la zona scenografica che tutti
conosciamo ovviamente per la famosa foto dell'affaccio sul santuario. Quindi fantastico il santuario di Santa Maria dell'Isola, e poi con tutte le calette, insomma tutta quella scenografia, questi palazzi anche che sono vicinissimi, no? Questo borgo che praticamente tutto molto suggestivo, è a ridosso, quindi un po' a strapiombo, e godiamo anche del belvedere proprio in un punto strategico del borgo di Tropea. Allora, una Calabria da vivere, quindi dicevamo cost to cost, non ci rimane che magari metterci in contatto con te. Se quello che abbiamo comunicato adesso non dovesse bastare, come fare per mettersi in contatto con la nostra Cristina Alberto? Allora, mi potete contattare su Facebook e su Instagram. Su Facebook Cristina Alberto, ma Cristina scritto con la K, se no non mi trovate. Certo. E su Instagram sono Cristinca, nome un po' particolare, ma se mi trovate su Facebook c'è il collegamento. Guardate, per trovatela, quindi. Perché è una con una brocca di birra sempre, perché tra le sue passioni, oltre alle mete e ai viaggi, ovviamente c'è anche il mondo della birra, e di questo sono sicura che birra ne parleremo. Ne parleremo, esatto. Assolutamente sì. Grazie, tra Chris. Sul mio Instagram, in caso trovano le foto di tutto il tour della Calabria che ho fatto l'anno scorso, perché tra le varie cose brutte del 2020, l'unica cosa positiva è che ho fatto l'estate a casa, che non succedeva da tempo, quindi ho fatto tutto il giro. Che meraviglia! Quindi lì troviamo tutti i tuoi tour, tra l'altro tutte anche pubblicati su una rivista online particolarmente anche acclarata. Esatto. travel365.it, per cui appunto faccio parte della redazione, abbiamo questa collaborazione, io gli preparo dei contenuti insomma sulle mete che vado a visitare, e chiaramente sono partita da casa mia. E lei sì, firma anche la nostra Calabria. Grazie Chris, quindi per noi hai un valore aggiunto, e io infatti ti tengo proprio buona, ti porto spesso a casa proprio per questo. Grazie mille tesoro, ci sentiamo prestissimo. Grazie a te, Anna. Oh, intanto ti aspettiamo qui. Arriva presto. Ah, certo. Appena possibile non mancherò. Ciao. E adesso andiamo dritti verso la ricetta IGB di oggi. Celebriamo il paesaggio enogastronomico della costa tirrenica, e non possiamo che farlo attraverso una delle ricette più rappresentative che ha riscosso particolare successo, realizzate nella cucina IGB di A Casa Tua, per l'appunto. Ma prima facciamo, come sempre, la spesa in uno dei supermercati con te, punto E della Calabria. E vediamo quali sono gli ingredienti star per realizzare la ricetta IGB di oggi. Alici del Tirreno, succo puro di cetro di Calabria, cipolla rossa di Tropea, Calabria IGP, aceto di vino bianco, pepe nero, noi e voi. Per realizzare le alici fritte marinate al cetro di Calabria vi occorrono 1 kg di alici del Tirreno fresche, 3 cipolle rosse di Tropea, Calabria IGP, 100 ml di succo puro di cetro di Calabria, 250 ml di aceto di vino bianco, quanto basta di menta fresca, quanto basta di farina di semola di grano duro, quanto basta di olio extravergine d'oliva, quanto basta di sale rosa. Prendiamo le alici già viscerate e decapitate e le ripassiamo finemente nella semola di grano duro. Scrolliamo la farina in eccesso e le friggiamo in abbondante olio extravergine, e appena risulteranno ben dorate le scoliamo e le poniamo su carta assorbente. Le lasciamo intiepidire mentre affettiamo le cipolle a rondelle. Cospargiamo sulle alici un pizzico di sale. Prendiamo una terrina e creiamo un primo strato con le cipolle. Disponiamo sopra le alici e le foglie di menta fresca. Componiamo gli altri strati e versiamo sopra il succo di cedro emulsionato all'aceto bianco. Coprite la base, ponete in frigo e degustate le alici dopo almeno 24-48 ore. Che meraviglia di ricetta, mamma mia, da fare in anticipo, da gustare magari appena ritornati da una delle nostre bandiere blu, oppure, perché no, dai, celebriamo anche l'entroterra dei nostri parchi della Sila, le nostre serre, insomma la Calabria tutta, vivetela in questa stagione particolarmente con le dovute precauzioni. Adesso ci concediamo un breve stacco pubblicitario, lo facciamo con una tra le bevande più famose dell'azienda agricola Patea, in questo caso, beh, ci sta proprio, parlando di coste, un ottimo latte di mandorla, con una percentuale di mandorla che sfido chiunque a poterla riproporre. A tra poco! Io ti do il mondo,
cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato! Con te, i supermercati della Calabria. Scopri il nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Nella città della carne, Mileto, realizziamo un prosciutto cotto eccellente, 100% calabrese, dal sapore unico. Perché realizzato e legato a mano, con sapiente artigianalità. La sua è una cottura lenta e a bassa temperatura, per arrivare perfetto al vostro palato. Cotto di Calabria Callà, ideato per i più piccoli, ideale per tutti. Puoi provarlo nelle migliori gastronomie e su carnicalla.com. Elisir San Marzano Borsci. Torna a sorprenderti. E ben ritrovati ancora da Identità Gusto Benessere a casa tua in questa puntata per parlare di bandiere blu della costa tirrenica. In realtà le abbiamo già menzionate, non vi rimane che viverle, e noi ci teniamo in particolar modo ad esortarvi a vivere i nostri luoghi, i nostri paesaggi enogastronomici, così come amiamo definirli. A proposito di questo, però, sapete bene ormai che ci avvaliamo della consulenza straordinaria di tantissimi professionisti che sanno anche indicarci delle chicche, in questo caso chicche naturopatiche. Lo facciamo con la nostra naturopata di fiducia, Patrizia Pellegrini, che vediamo già in collegamento da Roma. Ben trovata, Patrizia, Identità Gusto Benessere. Ciao Anna, un saluto a tutti i telespettatori. Ma quanto è importante, Patrizia, mangiare bene, soprattutto nella stagione estiva? Sì Anna, più che altro prepariamo la pelle al sole e prepariamoci bene, e quindi perché non pensare di consumare un pasto che abbia anche delle virtù terapeutiche? Così ho pensato a un qualcosa che si può consumare a casa, magari su una terrazza d'estate guardando il mare, ma anche in collina, perché ci si espone al sole in qualsiasi momento della giornata, no? Con queste temperature a cui andremo incontro. Dobbiamo essere pronti ad accogliere i raggi del sole. Esatto, e per le alte temperature dobbiamo cercare di prevenire in modo tale che preserviamo la pelle dalle scottature, mantenendo una buona abbronzatura. Allora ho pensato, perché non regalare ai tuoi telespettatori un menù che possa essere messo in tavola, che abbia anche una finalità benefica. Allora, com'è composto questo menù? Dici. Così ho pensato a del pesce crudo, qualora le persone fossero interessate, spiegherò anche la funzione, uno spaghetto con le vongole per esempio, un'insalata semplice con carote, olio e limone, e per finire una bella ciotola di frutti di bosco. Patrizia, ribadiamo con te quanto è importante quindi la corretta associazione dei cibi. L'importanza della funzione organica degli alimenti è fondamentale per capire che cosa si mette a tavola e si fa prevenzione. Ho nominato del pesce crudo. Il pesce crudo che cos'è? È un alimento ricco di zinco, è un alimento che comunque stimola il metabolismo e le funzioni organiche, quindi accelera. D'estate che cos'è che si desidera? Si desidera stare all'aria aperta, mangiare bene, prendere il sole e magari perdere anche qualche grammo. Poi ci mettiamo uno spaghetto con le vongole. Dai, dici pure nello specifico quali sono i pesci che contengono più zinco.
Sicuramente più ricco di zinco in assoluto sono le ostriche, però non sempre le possiamo mettere a tavola. Allora dovremmo scegliere un pesce simile ricco di colesterolo. Pensa ai gamberetti della costa calabrese, pensa a tutto quelli che sono i calamari, i totanini e le seppioline, mangiate semplicemente abbattute certamente, ma con l'aggiunta di olio, limone e prezzemolo. Quindi attiviamo il metabolismo tramite lo iodio, tramite la funzione tiroidea. Poi per rilassarci possiamo dare una componente, diciamo, di carboidrato, che potrebbe essere una pasta di ottima qualità, di grani antichi, oppure del riso delle vostre zone meraviglioso, saltato con delle vongole che sono ricchissime di calcio, che proteggono le nostre ossa, perché non scordiamoci che sotto la nostra pelle troviamo le nostre ossa. Poi come possiamo attivare la bella abbronzatura estiva? Aumentando sicuramente i beta-carotenoidi, quindi dessate le carote tagliate alla julienne fine fine con semplice olio, limone e prezzemolo, ci garantiscono una quota di colore, quel colore che garantirà la buona abbronzatura. Abbiamo detto frutti rossi, more, perché hanno una preziosissima funzione. Aiutano la microcircolazione periferica, quindi sono drenanti. Abbiamo fatto un pasto a base di pesce, c'è cioè una piccola quota di carboidrato, della verdura cruda e infine chiudiamo il pasto senza sentire fame con un frutto che ne contiene tanti piccoli piccoli nel suo insieme, che vanno a stimolare tutti quelli che sono i processi organici durante la notte. Quindi la nostra pelle ci ringrazia. Grazie Patrizia, grazie, ottimo direi questo prezioso contributo, tuo contributo, torna presto Identità, gusto, benessere e buone vacanze. Grazie Anna. E preziosissimi consigli dei nostri esperti. Allora, attraverso di loro vi esortiamo a vivere il nostro territorio per l'identità, il gusto e il benessere che regalano. Quindi attraverso il paesaggio enogastronomico non facciamo altro che ribadirvi quanto benefica è la nostra regione. Bisogna amarla, soprattutto comprenderla e interiorizzarla. Concludiamo il nostro appuntamento quindi con uno dei distillati che a casa tua non possono mai mancare. Io direi che voglio l'identità pura, perché celebriamo le nostre coste, quindi ne contiene il nostro amaro del capo, l'amaro italiano più famoso al mondo, tantissime erbe costiere così come dell'entroterra, quasi 100, addirittura più di 100, ma non ci è dato sapere, questo è un segreto, degustiamolo ghiacciato. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e a domani, perché l'identità, il gusto e il benessere sono sempre a casa tua. A presto! Sul versante ionico reggino raccogliamo e selezioniamo bergamotti di alta qualità. Per te, solo i migliori frutti della nostra terra. Il nostro bergamotto è prezioso quanto il suo olio essenziale, le virtù benefiche sono racchiuse nel suo succo. Noi lo estraiamo a freddo, pastorizziamo e non aggiungiamo conservanti. Trasformiamo il bergamotto in succo puro naturale, biologico, con clementine di Calabria, melograno e goji italiano ad alto potere antiossidante. Frutti freschi, essenze, succhi, prodotti speciali. Azienda Agricola Patea. Per te, per la tua famiglia, alleati quotidiani per il tuo benessere naturale. Acquista i prodotti online su info@essenzabergamotto.com. Se cerchi l'identità, scopri la nostra pasta. Se cerchi il gusto, provala nelle tue ricette, con pesce, carne, ortaggi o semplicemente ammullicata. Se cerchi il benessere, scegli la struncatura. La nostra pasta, nei formati tradizionali, speciali e aromatizzati, la puoi trovare nei migliori supermercati e gastronomie e online su pastificiogioia.it. Tutti noi rincorriamo la felicità quando basterebbe solo un po' di gioia. Pastificio Gioia. Identità, gusto, benessere. A casa tua. Con te, i supermercati della Calabria.